Buonasera a tutti, questa sera celebriamo in questa piazza la 12ª edizione di COCO, è una manifestazione che stiamo cercando di ampliare, di portare fuori dal nostro territorio, stiamo cercando di veicolare un messaggio all'esterno per favorire soprattutto la pubblicizzazione del nostro olio in particolare, ma non solo, perché stiamo portando fuori dal nostro paese quelle che sono le eccellenze che noi produciamo, non solo dell'olio che è il nostro elemento portante. L'amministrazione ha voluto lanciare questo slogan verso il mondo, ha voluto celebrare quest'anno non un concorso di cucina ma una kermesse del 150esimo, che il nostro olio, che è un olio profumato, piccante, amaro, buono per la salute. Thank you.
coglioni, sono meloni questo testo, se lo spacca esce un po'. Lei l'artista. Basta, non deve berlo tutto, deve soltanto assaggiarlo, faccia riscaldare qualche secondo fra le sue mani. Ma come che lo sai che è giapponese? Pino, devi fare così dopo. Esattamente, serve a sentire meglio. Un momento erotico. È il corso di assaggiare. Sembra urina, comunque. In bocca non sarà quello l'effetto, ci auguriamo non sia quello l'effetto del vino. È buono veramente. Allora, questo... con l'altro era un po' più piccante. Sì. Questa è un'oliva diversa. Sì. No, ma questa è stata è un'oliva diversa. Procedimento... Sostanzialmente la materia prima non è una coratina ma è un'oliarola. E poi il processo di lavorazione è diverso perché è un improntoio altamente tecnologico. La lavorazione arriva, viene effettuata nell'arco di pochissime ore dalla raccolta, quindi immediatamente la lavorazione, tutto in assenza di aria, si vede il prodotto che entra all'oliva, si vede l'olio extravergine filtrato che è questo che prende. Capito? Significa direttamente. Quando uno porta i colori della Lega, sembra la Pivetti delle Murge. Questa è la nostra azienda, noi siamo